CPX nella sua nuova versione. Vado subito ad invitare la nostra ospite di questa sera, seconda edizione per questa giornata. Un po' di Meta Milano News. Lo sfondo, il sottofondo, il tappetino di Francesca Cutrone su Francesca Cutrone. Allora, come vedete ci sono un po' di zanzare in redazione, evidentemente questa stagione è abbastanza ricca. Torno a invitare la nostra ospite di questa sera. Tutte donne oggi, tutte donne, municipi diversi, i temi sono comunque simili con chiavi di lettura diverse, ci spostiamo di municipio. Arianna, ti ho invitata, così spoileriamo. Ti rinvito, dovrebbe arrivarti l'invito, vediamo se va. Se Arianna non riuscirà a partecipare, cioè... eccola! Ciao! Ciao Francesca! Dove sei? No, ecco, c'è questa bellissima aria che sembra di essere in un paese tropicale, invece no, sono a Milano, assolutamente, nel fantastico municipio 2. Stai studiando per caso? Esattamente, sto studiando, è la fantastica vita degli amministratori che stanno ancora finendo l'università, quindi sì, esattamente. Si allora, cerca di conciliare l'inconciliabile. Facciamo aperitivo diverso in compagnia di Milano News. Arianna Curti, assessore al Municipio 2 con le sue numerosissime deleghe, come funziona da voi, insomma. Esatto. Educazione, scuola, edilizia scolastica. Sport, cultura, politiche giovanili, casa, ce n'è. Okay. Ce n'è, diciamo, posso no, spaziare. Non vi annoiate, obiettivamente. No, assolutamente. Una completa, generica, sul panorama. Assolutamente. Nel tuo caso, Municipio 2. Come si sta in Municipio 2? Allora, si sta bene, facendo una battuta un po' polemica, direi si sta bene da quando ci siamo noi, in realtà non è vero, nel senso che il Municipio 2 ha tante potenzialità, però sicuramente negli ultimi anni ha avuto delle difficoltà anche spiegate, per esempio, col fatto che, essendo aumentate le migrazioni, noi abbiamo un tasso di migrazione altissimo, che è la nostra cosa bella, circa il 30%, però sicuramente è una sfida alla quale bisogna saper rispondere. Quindi abbiamo i nostri temi importanti da affrontare, assolutamente. E cosa migliore se non lo sport per cercare di includere e dare spazio a tutti? Allora, arriviamo freschi freschi, è lunedì, ormai è finita la prima giornata lavorativa della settimana, però in Municipio 2 abbiamo avuto un evento importante. Un weekend pazzesco, sì. Raccontaci tutto, questo dello sport. Allora, abbiamo avuto questi due giorni di festa dello sport, che è stata un'iniziativa del municipio, ma non fatta solo dal municipio assolutamente, nel senso che abbiamo fatto un bando che è stato vinto da un'associazione che si è occupata di tirare un po' le fila con tutte le associazioni sportive della zona e non solo, perché era presente per esempio un'associazione che si occupa di disabilità e inclusione a più livelli, lavorativo, sportivo. Abbiamo avuto anche la presenza di Marco Fichera, il campione olimpionico di scherma, quindi abbiamo avuto diverse presenze importanti, il patrocinio del CONI. È stata una bellissima occasione perché abbiamo cercato di fare una festa che fosse il più possibile inclusiva, quindi quasi ogni stand, diciamo, ha adattato la sua attività così che potesse essere, diciamo, accessibile anche per persone che normalmente purtroppo vengono escluse da attività sportive, o perché ci sono barriere architettoniche o perché l'attrezzatura non è adatta. Noi abbiamo proprio esplicitamente richiesto all'interno del bando che ci fosse questa particolare attenzione perché noi ci crediamo molto. Abbiamo fatto un format su 2 giorni. Abbiamo reintrodotto la corsa sul naviglio Martesana, che da un po' di anni non c'era più. Obiettivo adesso è cercare di capire cosa ha funzionato e cosa no. È stata molto partecipata, un pochino meno sabato mattina, anche perché ovviamente alcuni ragazzi sono a scuola, e poi perché il meteo era un po' ambiguo, quindi giustamente le persone non erano convintissime, perché l'abbiamo fatta presso il Naviglio Martesana
nel Parco Martesana, davanti all'anfiteatro, che è un luogo non riparato per niente, quindi ovviamente se ti becca l'acquazzone, diciamo, non hai molto modo, ti getti nel naviglio, ovviamente è un po' difficile, quindi assolutamente ci stai, comprensibile. Stiamo studiando anche i periodi magari in cui è più funzionale farla, adesso stiamo un po' aggiustando il tiro, però è stata una bellissima esperienza, vedevo anche oggi i post delle associazioni che erano molto contente. E molti mi hanno detto che hanno utilizzato questa occasione per fare rete, che alla fine è lo scopo principale, secondo me, per cui noi esistiamo come amministratori locali. Più che coloro che ti danno soluzioni, dovremmo essere dei facilitatori, ecco, creare delle occasioni Brava, di rete. sì, tocchi un punto importante perché volevo proprio chiederti, cioè, tu che l'hai vissuta, ok, comunque da assessore del municipio, però abiti la zona, vivi la zona, quindi Sì. comunque dovremmo di conoscere e tessere rapporti diversi da diverso tempo. Il feedback che hai avuto, il primissimo, da diverse fasce di età, i più giovani cosa ne pensano? Cioè, No, positivo, positivo. Devo dire la verità che i ragazzi sono molto coinvolti. Poi noi stiamo cercando di fare un lavoro sullo sport di base, perché ovviamente nel post-Covid abbiamo un tema che è quello della salute mentale, che noi abbiamo affrontato grazie alla collega Ronchi con lo psicologo di quartiere. Però ovviamente c'è un tema legato anche allo sport e a quello che lo sport può fare, sia a livello di multietnico, sia a livello appunto di inclusione per persone con disabilità, sia a livello proprio di anche inclusione a livello di differenti fasce di età, perché il nostro obiettivo ieri l'abbiamo raggiunto perché vedevo che c'erano anche dei gruppi un po' più in là con l'età, creare proprio unione attraverso lo sport di generazioni differenti, background differenti. Ieri, per esempio, si ballava la capoeira, io non, ovviamente non so, non sapevo neanche cosa fosse, quindi ho potuto vedere anche degli sport, esatto, che sono magari più lontani da come sono fatta io, da come sono stata educata io, quindi è un'occasione di scambio e di incontro molto importante, attraverso poi il movimento, che è sempre una cosa positiva. Quindi sì, i primi feedback sono positivi. Io, come giustamente hai detto, ho sicuramente il vantaggio che mi spinge a lavorare molto di più di essere giovane nel municipio 2, dove sono nata e cresciuta, quindi i temi, diciamo, più scottanti li conosco. E quindi spero di riuscire a portare un contributo perché alcune cose le ho vissute sulla mia pelle e sinceramente non vorrei che le vivessero le generazioni che verranno. Ecco. ecco, tipo a cosa fa riferimento? Tipo la mancanza di spazi, per fare un esempio, stiamo lavorando tantissimo col settore biblioteche, che devo dire è molto disponibile a livello centrale, c'è un tema di mancanza di personale, c'è un tema legato al post-Covid, perché comunque alcune normative esistono ancora e bisogna capire come riuscire a fare fronte alle normative. C'è un tema di trasporto, perché ovviamente ogni servizio che viene implementato necessita di trasporto implementato, perché altrimenti le persone non riescono ad andare e venire da quel servizio. Sicuramente questo per noi è un grandissimo tema. Adesso stiamo cercando di riprogettare anche alcuni luoghi in stazione centrale, penso per esempio a via San Martini e a via Ferrante Aporti, così da avere degli spazi che siano l'equivalente di un ostello, per dire, con anche delle zone aperte dove poter proiettare un film, fare cineforum, mettersi a studiare. Quello che immagino io sono i classici spazi di coworking aperti il più possibile, possibilmente pubblici. Poi non ho nulla con il partenariato pubblico-privato, anzi, però mi piacerebbe proprio che fosse il comune a implementare questo tipo di servizio che noi non abbiamo. Abbiamo la fortuna di avere il naviglio, per cui siamo molto all'aperto, però non abbiamo un posto al chiuso e gennaio comunque a 10 gradi anche per noi municipio 2, cioè non c'è differenza di temperatura, non siamo ai tropici, quindi abbiamo bisogno anche noi dei nostri luoghi al chiuso. Nonostante la crisi climatica, il Municipio 2 comunque rimane. Esatto, l'inverno è freddo anche per noi. Ecco, però questo è interessante perché ci permette anche di dialogare, no, con i ragazzi che ci seguono, che magari non sanno dare poi forma, no, alle mancanze. Dicono: ok, effettivamente vivo il mio territorio, però cosa mi manca, di cosa avrei bisogno? Ecco, un'assessora giovane ma non giovanissima vi può effettivamente dare un po' un punto di vista su questa problematica. Certo. Però per i giovani non è tutto quello che fate, nel senso che non c'è solo lo sport, ma mi accennavi prima, ci siamo sentite perché cerchiamo di fare delle domande trasversali, cioè di capire come vi state muovendo voi in municipio, che poi siete l'organo più vicino a giovani, anziani, ma comunque ai cittadini, qualunque età abbiano, per capire come vi muovete lato giovani, lato studenti. Mi parlavi di un progetto, ti lascio la parola.
Allora, secondo me stai facendo riferimento al progetto che stiamo portando avanti un po' in tutti i municipi con la consulta provinciale degli studenti. Sostanzialmente, cosa stiamo cercando di fare? Stiamo cercando di sottoscrivere dei protocolli che dovrebbero essere un impegno formale che si prende l'istituzione, come dicevi giustamente prima tu, la prima istituzione, quindi il municipio, con la consulta provinciale degli studenti, che è un organo di fatto un po' dimenticato, non me ne vogliano gli amici della consulta, ma lo sanno, normalmente, benché sia un organo molto importante perché ha un focus che è provinciale, quindi ci permette anche di confrontarci con gli altri comuni che fanno parte della nostra stessa provincia e di avere un feedback anche del nostro lavoro. L'obiettivo Intanto, quale scusa, ma ti dovrebbe faccio un complimento. Assessora Giova, ti essere? ho tutto in gamba, continua così. Perfetto, grazie mille. E dicevamo, allora, sostanzialmente questo protocollo dovrebbe servire perché? Per coinvolgere maggiormente gli studenti delle scuole superiori, perché di fatto noi non abbiamo competenza per quanto concerne l'edilizia sugli edifici delle scuole superiori, ma possiamo fare iniziative che li coinvolgano dall'orientamento lavorativo piuttosto che la prevenzione in ambito sanitario, cioè sono moltissimi campi in cui possiamo metterci in gioco assieme. L'obiettivo di questo protocollo è proprio formalmente prenderci un impegno. Cosa fai tu e cosa faccio io? Attraverso dei tavoli. Adesso stavamo immaginando di aprire questo tavolo anche ai nostri centri di aggregazione giovanile, che sono un altro focus importantissimo per i municipi, così da rappresentare effettivamente al meglio tutta la popolazione di quella fascia di età, quindi di avere la rappresentanza più ampia possibile, ovviamente sempre collaborando con noi istituzione. Perché molto spesso il tema è che i giovani non riescono ad affacciarsi all'istituzione perché l'istituzione è troppo lontana. Mi rendo conto che, per esempio, la burocrazia è un grande freno, è molto complicata, quindi uno fa fatica ad approcciarsi quando sa che l'intervento è un intervento che burocraticamente è reso molto lento. Il nostro compito è cercare di prenderci degli impegni chiari, di dire che cosa possiamo fare e di cercare di portarlo avanti assieme. Questo secondo me è un buon punto di partenza ed è un progetto che come assessore alle politiche giovanili stiamo cercando di portare in tutti i municipi proprio per andare anche alla pari e quindi essere di maggior sostegno anche per i giovani dei nostri territori. Ti faccio un appunto, se ci sta Vai. guardando qualche over 30, sono gentile, però in realtà qualcuno più in là potrebbe dire, ok, ho una rappresentante giovane che quindi conosce bene quelle che sono le difficoltà per i giovanissimi e si adopera per aiutarli, ma per me, cioè, sono comunque rappresentato, mi ascoltano come, cosa fanno per me? Allora, innanzitutto i nostri centri di aggregazione giovanile vanno più in là come età, cioè teoricamente il mandato è fino ai 21 anni, in realtà il sostegno che si fa è molto più ampio, punto uno. Punto due, il nostro territorio può vantare un progetto secondo me molto utile, che è il Tavolo Giovani, all'interno del quale ci sono 30 associazioni e parliamo di giovani ad ampio spettro, quindi andiamo tranquillamente fino ai 30 anni. Sono un insieme di associazioni che fanno rete con il municipio presente per cercare di portare avanti dei progetti. Da lì, da quel tavolo, è nata la nostra idea relativamente all'educativa di strada, che poi noi abbiamo deciso quest'anno come progetto pilota di targetizzare sui 14-18. In realtà gli educatori, l'altro giorno nell'ultimo incontro che abbiamo fatto, mi hanno chiesto scusa perché mi hanno detto ci siamo occupati anche di 25 anni. Ho detto no, più che chiedere scusa perché non avete rispettato la regola del progetto, direi che era il nostro obiettivo, cioè va benissimo così perché è esattamente quello lo scopo, cioè il targettizzare serve perché tornando al tema burocrazia bisogna dare un indirizzo chiaro, soprattutto nel momento in cui si stende un bando, non possiamo fare un calderone e dare mandato di occuparsi di tutto, bisogna ovviamente dare un focus maggiore su un certo tema. Questo non preclude però il fatto che poi ci siano anche delle progettualità che coinvolgano persone più adulte. Io stessa ovviamente non ho 14 anni, quindi esiste una fascia di popolazione che è la mia, che ha bisogno relativamente all'università, che ha bisogno, come dicevamo prima, l'orientamento al lavoro, lo sportello psicologico, che sono tutti i servizi che noi abbiamo. Per le donne poi c'è il Centro Milano Donna e anche lì si è cercato di fare un ragionamento per coinvolgere di più le giovani donne. Cioè diciamo che ci si sta muovendo a 360 gradi. Ovviamente poi per ogni circostanza si cerca di trovare quella che è la risposta migliore a un bisogno, per come lo riusciamo a interpretare, ecco, come istituzione, partendo dal fatto che nessuno ha in mano mai la verità, noi Certo. compresi, quindi ovviamente
c'è sempre un margine di miglioramento, però diciamo che i lavori sono diversi in ballo un po' per tutte le fasce di età. Partiamo dai piccoli piccoli di qualche mese fino ai 35 anni, assolutamente. Immagino, anche perché il dialogo intergenerazionale può aiutarci, è quello che ci permette Certo. di avere un confronto più ampio e più costruttivo. E tra l'altro, Giordano, perché questa è una diretta, quindi la nuova versione che ho voluto per Municipio X consta proprio in questo, per dare più spazio ancora a un dialogo Certo. intergenerazionale anche sui social. E Giordano ci dice: dopo 2 anni di Covid, i giovani hanno bisogno di ritrovare fiducia, le istituzioni le hanno lasciate per ultimi, farle sentire protagonisti è un primo passo. E mi sembra che, partendo dal piccolo del municipio, che poi non è così piccolo, in realtà lo stiamo facendo. Esatto, sì, non siamo piccolissimi perché il nostro municipio ha quasi 160.000 abitanti e ce ne sono altri ancora più grandi, quindi sono delle piccole città nella città che in realtà sono grandi città perché hanno delle necessità da città assolutamente, quindi per noi è una sfida quotidiana per essere al passo con una cittadinanza che devo dire è molto partecipe, molto attiva e spesso è molto più avanti delle istituzioni, quindi a noi sta il compito ovviamente di incontrarci e di cercare di risolvere dei bisogni perché di temi ce n'è aperti, ce n'è moltissimi, ecco. Anche perché ci sono queste realtà milanesi, che non ci sono sicuramente solo a Milano, però molto forti, penso alle social street, alle varie associazioni, Sì. veramente sul territorio, che parliamo magari di mini quartieri o più estesi, hanno una competenza molto particolare, molto Sì, specifica. assolutamente, sono anche un pungolo per noi essenziale perché molto spesso il rischio è che la burocrazia freni anche noi che la conosciamo, cioè che ci lavoriamo tutti i giorni. Invece queste social street, queste associazioni di quartiere ci permettono di mantenere, diciamo, i piedi per terra, di essere molto ancorati al reale. Ed è una cosa importante perché spesso un progetto nasce proprio assieme da un'esigenza, da un bisogno, dopodiché riuscire a trasferirlo in logica amministrativa a tutti degli altri termini. E Certo. la loro presenza è essenziale per noi perché altrimenti rischieremmo di magari creare un progetto troppo sulle nubi che poi a ricaduta pratica riesce a fare molto poco. Quindi è assolutamente importante il loro pungolo e poi fanno rete e creano anche una struttura. Da un bisogno di due cittadini nasce un bisogno che effettivamente è percepito da me istituzione e a cui si può dare assieme una risposta migliore. Fare rete è l'espressione che è tornata più volte in questa nostra diretta. Allora, colgo l'occasione. Tu ormai ci conosci da tempo, noi di Milano News ogni anno facciamo i Milano Storytelling Awards, che sono l'occasione per premiare, okay, le varie realtà di Milano. Penso alle associazioni che si occupano di volontariato, penso a chi si occupa di sport, chi di cultura, insomma, chi più ne ha più ne metta. Parliamo di associazioni, parliamo di persone, per poi ricevere il premio, no, di Milano News. Allora, lo dico a tutti quelli che ci stanno seguendo e chi ci ascolterà poi in differita, sulla nostra pagina trovate il link per accedere al form di valutazione, dare il vostro voto, fare i cittadini attivi al 100% e dare il vostro contributo, a Milano e a Milano News. E allora chiedo anche a te, fare rete, facciamo rete, mi spoileri qualcosa? Hai votato? Assolutamente, ovviamente non spoilerò nulla, anche perché nel mio ruolo non si può fare, faccio come con i bandi, non si partecipa mai, non si dice nulla, quindi non spoilerò nulla, però dico una cosa importante secondo me che, come dicevamo prima, la rete è una risorsa. Negli anni, secondo me, Milano da questo punto di vista è migliorata. Tra le tante critiche che vengono fatte alla nostra amministrazione, secondo me non ci si può muovere questa, perché su questo invece siamo, credo, capaci noi e abbiamo un buon background. La cosa essenziale è che si continui, perché molto spesso il tema è che si crea una stagnazione, cioè si è capaci, si è giunti a un certo livello come gruppo di associazioni legame con le istituzioni e non si riesce a fare, diciamo, il passetto in più. Se penso a una via a caso del mio municipio, cioè via Padova, penso a tantissimi volti, a tantissime realtà associative, motivo per il quale non mi sento di dirne una piuttosto che un'altra. Se penso al quartiere Adriano, mi vengono in mente tantissime persone che mettono energia tutti i giorni nel loro territorio. Ecco, è importante che non ci fermiamo, cioè che non raggiungiamo uno stadio di abitudine, non bisogna abituarsi alla rete, anzi, la rete è in continuo, le maglie della rete si possono allargare o stringere, quindi sta a noi riuscire ad allargarle e a rendere questa rete sempre più attrattiva. Questa, secondo me, è la sfida più importante anche per noi come amministratori.
Assolutamente, per questo insomma hai toccato quelli che sono poi i punti che interessano anche noi come redazione. Diamo spazio con il Milano Storytelling Awards a tutti i cittadini e alle associazioni, Certo. che è l'occasione per far conoscere la vostra associazione del cuore, vivetela così, per dare spazio a chi sul territorio quotidianamente si batte e sbattera, diciamo così, giornalisticamente parlando, Assolutamente. per portare un valore aggiunto alla comunità. E questo poi è quello che ci piace pensare faccia l'amministrazione, così anche il giornalismo, cioè raccontare, far incontrare le persone e creare insieme, perché si può fare la differenza. Sì, è assolutamente vero, creare anche opportunità dall'incontro, dal dialogo, molto spesso sono nate delle opportunità che io da sola non avrei trovato, detto sinceramente, cioè sono scaturite proprio anche da incontri fortuiti a volte, dall'occasione X, dal pezzo di scuola che va rifatto assieme, dalle cose più semplici a volte, anche più complesse, magari allo stesso tempo da organizzare e realizzare, sono nate delle proficue collaborazioni che ancora oggi, a distanza di questo primo anno che festeggiamo domani, di amministrazione, credo siano per noi un valore aggiunto. Sì, ci avete anche chiamato in un periodo molto particolare per noi, perché è il primo anno, quindi cominciamo a tirare, e oggi noi l'abbiamo fatto in Municipio 2, cominciamo a tirare le prime fila di questo anno e a capire come proseguire, cosa cambiare e qual è il nostro bilancio, ecco, su questo primo anno di amministrazione. E com'è questo bilancio? Allora, è un bilancio sicuramente ricco di potenzialità, nel senso che dopo questo primo anno abbiamo chiaro il potenziale molto più di prima, cioè se già prima avevamo un piccolo spiraglio, adesso abbiamo un ventaglio molto ampio di possibilità. Sicuramente ci sono delle cose dove dobbiamo fare meglio. Io stessa, per esempio, una delega su cui vorrei lavorare di più è la casa, che è una cosa molto complicata perché il municipio non ha molte competenze. Però mi piacerebbe lavorarci molto di più e molto meglio, credo di non aver fatto abbastanza, lo dico molto sinceramente. Su altre cose invece il cambio di passo c'è stato. Se penso, prendo le mie deleghe per non citare i colleghi assenti, però se penso già solo all'educazione, ritengo di aver fatto un buon lavoro. Quindi ecco, bilanciare un po' meglio secondo me sarà la sfida di questo prossimo anno, cioè arrivare tra un anno a dire ho fatto un po' su tutte le deleghe che ho in maniera equilibrata, ecco. Beh, serve, l'esperienza serve a questo, prendere le misure, Esatto. capire come ritararsi. E anzi, ti ringrazio perché la sincerità paga sempre. Ci mancherebbe anche perché ci sono, credo, i cittadini che sono il nostro primo vaglio critico. Io definisco sempre la cittadinanza un po' il tuo specchio, quindi quello che non riesci a vedere tu, rispecchiandoti negli occhi delle persone che incontri tutti i giorni, lo vedi in maniera molto, molto chiara. Quindi io diciamo, le mie mancanze ce le ho chiare guardando loro. Io mi sento che con questa frase molto bella possiamo concludere e salutarci. Perfetto, buon Allora, lavoro. io ti Grazie a ringrazio, tutti. buon lavoro in A Municipio voi. 2, noi ci ritroviamo tra pochi Venite a trovarci, ovviamente, vi aspettiamo. giorni. Vediamo a trovarvi, magari organizziamo un'esterna e vi veniamo a trovare e ci raccontate. Assolutamente. Che abbiamo una parte un po' più vecchia e una parte più moderna da far vedere, entrambe molto belle. Allora Sono di direi. parte, ovviamente. Voi fateci domande per le domande che volete fare al Municipio 2, ad Arianna e non solo, e ci vediamo prossimamente. Buona serata. Grazie altrettanto a voi.